Ciao amici, siamo qua sul palco a Ravenna di Steve Vai e c'è con me il maestro che ci spiegherà come è tutto collegato. Ok, presentati. Ciao, sono Franco e vi spiego. Franco. Ok, allora tutto si sviluppa attorno a un sistema formato da una pedaliera in cui c'è un accordatore, un Gemini che ho visto sopra. Ok, quindi lui entra qua. Okay. Poi va dentro nel wah, poi dal wah va dentro nel Gemini, ok, questo qua, questo qui, dal Gemini va nel wah, questo wah pedal va dentro nella, entriamo in una Carvey Legacy One, che il cui send va nel fractal nell'A? Nell'A, ok. Il B è un di riserva, ok. I due effetti, cioè il left and right, rientrano nel return di due amplificatori, uno che è il main, di cui si usa il pre, e l'altro invece di cui si usa solo. Dopodiché vanno nelle due casse legacy. Nelle due casse legacy. Dalle uscite compensate si rientra dentro nel Carvey TS100. Che è questo, da cui si alimentano le due, i due monitor che sono uno sono altro per i due celesti caricati, due celesti. Dopodiché quindi lui la chitarra la sente lì, invece questo qui è un whammy che fa il fractal e quello, questo qua è un volume che fa sempre il fractal, quindi è un pedale di espressione che controlla il master volume, sì. E questi invece sono i vari effetti e del fractal, e questa qua è la pedaliera del fractal in cui è programmata per ottenere le chitarre che lui ha qui, sono Ivo Flow e un'altra, uno spare di Flow che altro non è che una, che di là da Roberto che le sta sempre, no, sta mettendo a posto la chitarra acustica. Ah, invece okay. Flow è una jam a cui viene stato installato il sustain. Ah, ok, e perfetto, anche in quella verde è stato installato lui, microfono con 257, sì, qui 257, ma quello che capita, certo. Ecco, te lo porta la chitarrita, grazie. E qua invece c'è un'altra testata spare, sì, e il rack cablato bello pulito, eccetera. Salutate gli amici. Ciao amici. Roberto Fontanotti. Amici, ciao.